Oggi si parla molto di scienza, si descrive la scienza da quella faraonica dei grandi progetti spaziali e della fisica delle particelle, a quella che scruta le profondità della vita, a quella che analizza e tenta di controllare, di tenere a bada gli ecosistemi. La gente, in genere noi tutti, siamo bombardati dai risultati che vengono diffusi, sia a volte per magnificare i grandi risultati, le grandi novità, oppure per esaltare le promesse di futuri migliori, o per mettere in modo più o meno allarmistico in guardia da manipolazioni indebite. Ma la scienza non sono soltanto i suoi risultati. La scienza è qualcosa che va valutata, naturalmente, no? Qualcosa da giudicare, ma per una piena valutazione non basta, non è sufficiente, anche se necessario ovviamente, ma non è sufficiente esaminarne i risultati. Non basta un freddo resoconto di scoperte. La scienza è un'opera dell'uomo. Dietro e prima dei risultati, prima delle scoperte, c'è l'uomo, ci sono uomini. C'è una esperienza vissuta che ha molto da dire su chi sono questi uomini e quindi anche sulla scienza che producono. Certo, è vero, oggi alcuni di questi uomini di scienza appaiono anche frequentemente nei mass media, ma più che altro è per essere trattati un po' così, come personaggi, come star della scienza, no? Invece quello che non viene raccontata è l'esperienza del ricercare e del trovare, l'esperienza di una ragione che si cimenta con la realtà, la osserva, la fa oggetto di ipotesi, la sottopone ad esperimenti. L'esperienza di uomini che si portano sulla realtà armati degli strumenti adeguati, naturalmente, i vari metodi delle varie discipline. Qui oggi avremo la possibilità di incontrare due delle discipline di punta della scienza moderna, nel campo della fisica e nel campo della genetica. Appunto, sono uomini, questi scienziati, che si portano sulla realtà armati dei loro strumenti, ma ciò che li muove sono desideri, aspettative, non lontani da quelli di tutti noi, e che spesso restano, quasi sempre restano, impliciti. Ecco, allora noi oggi vorremmo almeno percepire questi moventi che appunto mobilitano l'attività del ricercatore. Vorremmo percepirli non astrattamente o attraverso un discorso filosofico, ma attraverso un racconto, dal racconto diretto dei protagonisti. Ecco, lo scopo di questo invito ai due ricercatori è a raccontare i loro viaggi intellettuali, il loro viaggio che li ha portati a trovare i risultati di cui poi ci parleranno, ma raccontando l'esperienza che hanno fatto. Allora, incominciamo col professor Francesco Salamini, che è uno dei più noti esponenti in campo mondiale, nel campo della genetica vegetale. Dall'85 è direttore del Max Planck Institute per la biologia avanzata delle piante a Colonia, e il suo quindi è un viaggio nel mondo vegetale a livello più profondo, a livello della genetica. Sentiamo il suo racconto. Buongiorno a tutti. Io avrei preparato una lunga introduzione che si rifà alla mia storia degli ultimi 45 anni addirittura, che però può essere anche interpretata come una rappresentazione critica di quello che è avvenuto in agricoltura, più in particolare del problema della produzione del cibo, un problema che io mi ricordo quando ero piccolo tutti nella società sentivano singolarmente, quello di procurarsi il cibo e di produrlo, un problema che oggi sfugge alla coscienza dei più, ma che comunque rimane un problema. Il mio primo contatto con quello che possiamo chiamare un'azienda agraria, la terra, l'ho avuto nell'azienda di mio padre, che era piccola, era in provincia di Milano, nella Bassa, e riandando a quegli anni tra il 45 e il 50, mi ricordo che allora un'azienda agraria era autosufficiente dal punto di vista energetico, non entravano calorie, uscivano calorie ma non entravano, calorie fossili, nell'azienda. C'era un tipo di produzione di derrate alimentari sincrono con l'ambiente, per esempio non potevamo coltivare dei mais che maturavano tardi perché bisognava asciugare il grano al sole. C'era un notevole impegno fisico delle persone che praticavano l'agricoltura a quel tempo, era un impegno anche stressante, si lavorava molto.
e c'era fondamentalmente una stabilità produttiva, la produzione del cibo rappresentava una stabilità produttiva che andava avanti da almeno 2000 anni. C'erano queste aziende che avevano trovato un loro equilibrio basato sui concimi naturali, sul riciclo di questi concimi naturali, e più o meno si andava avanti da almeno 2000 anni con queste rese. In questo contesto, che incontri professionali poteva fare un bambino? Beh, c'era il valore dell'esperienza, valeva molto l'esperienza. Mi ricordo che noi quando eravamo piccoli andavamo nelle stalle a sentir parlare, c'erano le vecchie o i vecchi che parlavano sempre e raccontavano sempre delle loro esperienze. E inoltre si recepiva che esistevano delle guide, esistevano in agricoltura quelli che dicevano quando si seminava, con le lune o senza le lune. Era un incontro, diciamo, a basso valore, se volete, professionale, ma che comunque ci diceva che esistevano queste guide. Il secondo periodo va dal 50 al 60. In quel periodo ho frequentato una scuola agraria dove era già stato anche mio padre. E qui ho avuto la prima, diciamo, forzatura culturale, che è stata quella di aver capito, magari in modo sbagliato, già da allora, che la natura equivaleva all'agricoltura. Essenzialmente nelle scuole d'agraria non si insegnava la biologia, si insegnava, e gli esempi che si usavano e gli insegnamenti che venivano dati erano tutti riguardanti piante coltivate o animali allevati. Da qui se ne ricavava l'impressione corretta, scorretta, e vedremo poi perché, che la natura fosse uguale all'agricoltura e che comunque era una natura domabile. Io mi ricordo che ci insegnavano a potare, quindi uno imparava a piegare una pianta, ad assumere le forme che voleva lui. Era un contesto abbastanza chiaro come insegnamento. Si imparavano a conoscere gli alleati dell'agricoltore, cioè i concimi, l'acqua, le cure culturali, ma non si arrivava ancora a comprendere che gli attori veri dell'agricoltura erano in realtà gli esseri vivi, cioè le piante coltivate e gli animali allevati. Quelli venivano considerati parte così centrale all'agricoltura stessa da sfuggire all'attenzione. In questo contesto che cosa ho potuto imparare? Beh, ho potuto imparare che la scienza, che è la scienza che genera la tecnologia, che il sapere significa potere e che quindi per poter produrre bisogna sapere. Emergeva quindi una prima idea che la ricerca e il sapere anche in questo settore era importante. Ho anche imparato, e questo ci veniva detto ogni giorno, che il lavoro genera beni positivi, che è il lavoro dell'uomo che genera beni positivi. E noi eravamo, per esempio, assillati, eravamo addirittura compressi sotto le descrizioni dei grandi sforzi che avevano fatto i vecchi italiani per le bonifiche, per redimere le terre dal sale, dall'acqua, per poterle coltivare, per poter produrre pane. E quindi si assorbiva, direi in un modo, in dosi massicce, questa idea che solo dal lavoro nella vita poteva venire qualche cosa di positivo. Il terzo periodo va dal 60 al 65, il periodo in cui ho fatto la facoltà d'agraria a Piacenza. Qui il contesto era che l'agricoltura non era quella vista prima, non era l'agricoltura dei fattori, di quelli che si preoccupavano quotidianamente di gestire la propria azienda, ma diventava l'agricoltura del tecnico agricolo, l'agricoltura vera che stava a quei tempi diventando industria. E si scopriva il primo alleato, si scopriva l'alleato fondamentale di quegli anni, che era la chimica. Voi sapete che sull'ala del successo dell'uso del DDT per sconfiggere alcuni insetti si era riusciti a capire che le molecole potevano aiutare nel profondo il processo di produzione agricola, e quindi venivano proposti a quei tempi i primi diserbanti, venivano proposti a quei tempi i primi insetticidi, i primi erbicidi. Non per niente, per esempio, nelle facoltà d'agraria le chimiche sono molte, si fa dopo la facoltà di chimica è quella che fa più chimiche, proprio a sottolineare che si tendeva a dare un insegnamento chimico per accentuare il ruolo che questa scienza aveva nella produzione agricola. Però fortunatamente per quei tempi era qualcosa di insperato. Alla facoltà d'agraria ho imparato anche la genetica, c'era un professore, il professor Bianchi, che era tornato negli Stati Uniti e aveva portato questa genetica delle piante in Italia e se ne parlava sempre. Con l'accesso a questo strumento culturale, alla genetica,
è venuto, almeno per me, improvvisa la rivelazione che quelli che io avevo sempre considerato il corpo immutabile della produzione agricola, cioè le piante e gli animali, in realtà non erano altro che fattori di produzione. Noi avevamo sempre guardato gli animali come quelli con cui si va nei campi per arare o per fare operazioni agrarie, o le piante sono quelli che noi eleviamo e che sono l'agricoltura. In realtà la genetica insegnava che gli attributi di questi esseri vivi si potevano cambiare attraverso il miglioramento genetico, e quindi si cominciava a capire che anche queste cose vive diventavano un mezzo di produzione. Ora, in questo contesto, quali incontri professionali? Beh, certamente l'incontro professionale è che anche l'agricoltura fa parte di una specie di industria e che quindi ci si incontra col concetto di commodity, che è un bene che viene prodotto per ragione di scambio ma non per ragione d'uso, quindi si sa che si produce, si sa che si vende, ma non si sa cosa ne verrà fatto di quello che si produce e si vende, che è un concetto prettamente industriale. Si comincia a capire la dinamica dei mercati, la dinamica anche dei prodotti che vengono usati in agricoltura, specialmente della chimica. Si capisce che questi prodotti devono essere sempre rinnovati, anche qui c'è una componente biologica che vedremo più tardi, rinnovati nel senso che gli esseri vivi, per esempio i parassiti, mutano e quindi diventano resistenti ai prodotti e quindi bisogna introdurre nel sistema nuovi prodotti. Da qui, proprio da questa osservazione, viene un concetto generale che poi mi ha inseguito e che io ho inseguito negli anni che mi rimanevano, e cioè il concetto che l'uomo è capace di condizionare l'evoluzione degli esseri vivi. L'uomo è in grado di modificare gli attributi ereditari di una pianta o di un animale ed è in grado di piegarli a quello che lui vuole. Ora, questo concetto evolutivo io l'ho usato in senso professionale, perché questa evoluzione sotto la spinta antropica era un'evoluzione utile, si poteva produrre di più, e l'ho usato anche per comprendere, cioè capire l'evoluzione in senso generale, per comprendere meglio la biologia degli esseri vivi, ma anche il ruolo di una specie come quella dell'uomo, che pure è viva. Da questo punto di vista tenete presente che è stato scritto che nessun esperimento scientifico ha significato se non contribuisce a spiegare l'evoluzione. Il quarto periodo l'ho passato da ricercatore al Ministero di Cultura e Foreste e va dal 65 all'80, 15 anni. In questo periodo mi sono accorto, molti altri come me si sono accorti, che il nostro concetto di una specie, per esempio il grano, il mais, la canapa, questi concetti sfumavano un poco, perché quello che si era studiato sui libri, le rotazioni, la successione delle culture, le possibilità di fare un'agricoltura integrata tra mezzi di produzione e cose che si producevano, nella pratica agricola in quegli anni venivano a perdersi. Venivano a perdersi perché in realtà la chimica aveva cambiato così tanto la facilità, aveva introdotto una così grande facilità nel produrre per cui si potevano fare le monocolture. E nelle monocolture si perdeva il concetto di specie, ma si recepiva il concetto di varietà. Qual è la varietà che produce di più nella monocoltura? E quindi una centralità in questo periodo della genetica come uno dei mezzi più potenti per modificare gli attributi varietali delle piante coltivate. Ricordatevi che in questo periodo, dal 65 all'80, veramente quello che noi chiamiamo il genotipo è diventato centrale anche alla storia degli uomini, nel periodo della Rivoluzione Verde, il periodo in cui interi continenti si sono affrancati dalla fame semplicemente applicando intenzionalmente una strategia di produzione del cibo basata sul miglioramento degli attributi delle piante. Vi ricorderete, o meglio, probabilmente voi non sapete, comunque io vi posso ricordare che nella scienza di solito quello che conta è lo scienziato, è quello che ha l'idea, è quello che la persegue, è quello che la porta alla fine. Ci sono pochissimi esempi di intuizioni scientifiche preordinate a tavolino, scritte a tavolino e perseguite e che raggiungono il fine voluto. Uno degli esempi è brutto per l'umanità, il progetto Manhattan, che ha inventato la bomba atomica. Ci sono altri esempi, mandare un uomo sulla Luna è stato un progetto voluto, scritto a tavolino e realizzato. Ci sono progetti, grandi progetti dei fisici, che ha bisogno di grandi macchine, quindi devono programmare molto. La
la Rivoluzione Verde fu uno di questi progetti, un progetto intenzionale per riscattare dalla fame interi continenti. E malgrado oggi si critichi, magari, malgrado da una certa impostazione sociologica vengano messi in evidenza anche aspetti negativi, io ancora sono profondamente convinto che sia stata un'attività, che sia stata un'avventura positiva. Ora, il contesto di questa fase, quali erano, di questa mia fase, quali erano gli incontri professionali che emergevano? Beh, il primo incontro professionale che emerge è quello di capire il valore del seme. Il seme, vedete, è stato inventato dagli uomini neolitici circa 10.000 anni fa, è stata una grandissima invenzione. Questi uomini si erano accorti che esisteva un prodotto che si poteva conservare, che aveva molte calorie, che aveva una quantità sufficiente di proteine e non solo, che quando se ne avanzava un poco si poteva seminare e si autoriproduceva. Ed è stato proprio dall'adozione del seme che nei tempi neolitici circa 10.000 anni fa è stato possibile inventare l'agricoltura. Una semplice, veramente una semplice scoperta. Ora, anche nell'agricoltura moderna, attuale e di quel periodo, il seme conservava questa sua prerogativa. È sì il prodotto finale per sé dell'agricoltura, ma è anche il mezzo produttivo. Deve, per ottenere un prodotto, questo prodotto va seminato. Quindi il seme ha questa sua duplice capacità interpretativa, da una parte l'interpretazione del ruolo di mezzo di produzione, dall'altra parte l'interpretazione del prodotto finito da vendere. E quindi da qui l'incontro col concetto della centralità della produzione sementiera e quindi il concetto della corsa alle varietà come oggetto di miglioramento agricolo, varietà sempre superiori, sempre più adatti come oggetto di miglioramento agricolo. La corsa a quello che noi genetisti chiamiamo il guadagno genetico, e cioè una previsione certa che nel corso degli anni si può produrre sempre di più e quindi si può investire sempre di più in chimica. In generale, la sicurezza che l'agricoltura aveva ottenuto finalmente un potentissimo alleato. Ora, alla fine di questi anni, e siamo verso l'80, secondo me il concetto di agricoltura industriale raggiunge il suo massimo. Noi avevamo molto azoto, usavamo molti pesticidi, avevamo molte macchine, avevamo dei genotipi estremamente raffinati, potevamo usare l'acqua e tutte queste componenti del processo produttivo erano strettamente interdipendenti nel sostenere un modello di agricoltura intensiva, estremamente produttivo, a basso impiego di lavoro manuale, a elevato investimenti di capitali e mezzi tecnici, capace di produrre derrate a bassi costi. Questa era la situazione alla fine degli anni 70 verso gli anni 80, però è stata anche una situazione che nel massimo dello splendore dell'agricoltura tecnologica in sé portava già i germi di un certo tramonto, ed era il tramonto dell'agronomo classico. Io questo tramonto l'ho visto nel periodo successivo, che va dall'80 al 90, che io ho passato ancora presso il Ministero dell'Agricoltura, in parte in Germania, dove i contesti improvvisamente sono radicalmente cambiati. Da una parte sono venute d'ausilio a chi si interessava di produzione di cibo alcune tecniche basate sulla biologia molecolare, tecniche che ci hanno detto che gli attributi produttivi di piante ed animali potevano essere cambiati come e quando uno scienziato voleva. E quindi una novità che era drammatica. Noi eravamo abituati al nostro guadagno genetico da ottenere nel corso di generazione di anni. Qui ci veniva detto: no, guarda che tu puoi mettere un gene e la pianta diventa resistente a una malattia, quindi non devi più selezionare molto. È un approccio nuovo, è un approccio che potrebbe essere estremamente produttivo. Dall'altra parte, se ci veniva detto: guarda che esiste la possibilità di intensificare il processo scientifico, se questo ci veniva detto, capivamo anche che l'agricoltura intensiva stava presentando dei problemi ambientali. Ci sono delle ammonizioni in questo. Le ammonizioni venivano per esempio dal considerare cosa succedeva nei paesi tropicali. Nei paesi tropicali il suolo è un'entità molto labile. Quando si abbatte la foresta o quando si abbatte l'ecosistema si può instaurare un'agricoltura, ma è un'agricoltura di solito difficile. E si vedeva come questi agricoltori difficili cadevano subito, dopo 4 o 5 anni i suoli si sterilivano, e questo ha anticipato un poco anche l'idea che i suoli
dove noi stavamo praticando l'agricoltura intensiva, potessero nel futuro reagire in un modo diverso da quello che si era sempre sperato. Da questa contrapposizione tra possibilità di incrementare la nostra capacità scientifica e dal dubbio che questo incremento di pressione, di intensificazione culturale sulla Terra potesse provocare degli effetti irreversibili, da qui nasceva il bisogno, che si sente molto alla fine di questo decennio, di nuove etiche per far fronte a quel fenomeno che tutti noi osserviamo di perdita di variabilità genetica del pianeta, perché i nostri processi sono diventati così industriali in agricoltura, perché abbiamo orato così tanto, perché stiamo aumentando così tanto di numero, per cui ci si dovrà pure preoccupare degli animali e delle piante che vengono persi, e vengono persi in ragione molto elevata, da 100 a 200 specie al giorno, secondo stime abbastanza credibili. Da un altro punto di vista, nuove etiche per vedere come questa nuova scienza, questa cosiddetta biotecnologia, può essere costretta dentro limiti accettabili, e cioè tutta la problematica della liceità o meno delle modifiche alle linee seminali delle piante e degli animali. Quali incontri professionali? Beh, chiaramente l'incontro con un gene decodificato. Il gene è una cosa che non vive, è una cosa piccola, è un pezzo di acido nucleico, ma è una cosa anche meravigliosa, produce un effetto fenotipico visibile, voi lo potete vedere negli animali o nelle piante, c'è un suo sistema di autoregolazione e voi potete usare questo suo sistema di autoregolazione. Soprattutto questo gene lo si può isolare, lo si può oggi trasferire, lo si può trasferire da batteri, per esempio a piante. Noi con le piante di solito ricorriamo a sorgenti batteriche. Che cosa si può fare con questi geni? Si può isolare un gene che resiste a una molecola, per esempio un erbicida in un batterio, modificarlo, dargli gli opportuni segnali, metterlo in una pianta e quindi avere una pianta che resiste a un erbicida. Si può isolare un gene per una tossina che combatte gli insetti, sempre per esempio da un batterio, si può modificare nella provetta questo gene, si può reinserirlo nella pianta e la pianta produrrà il suo insetticida e sarà in grado di combattere gli insetti. È chiaro comunque che pertanto, o in quanto noi possiamo introdurre più scienza nei nostri processi, possiamo incentivare di più la tecnologia dei nostri processi, ma tanto più noi questo ci proponiamo e tanto più qualcosa comunque ci fugge dal controllo. E quello che ci fugge dal controllo è un'osservazione abbastanza banale, che quando hanno inventato l'agricoltura 10.000 anni fa erano in circa il mondo in circa 5 milioni di persone. Quando è nato Cristo erano 200 milioni. Quando è nato Mendel, l'inventore della genetica, erano già 1 miliardo nel 1850. Erano 3 miliardi quando hanno scoperto la struttura del DNA e siamo al 1950. E oggi, nel 90, siamo in 5 miliardi. È chiaro quindi che la spinta della popolazione aiuta e genera una spinta sulla scienza e dice dammi delle risposte, ma è altrettanto chiaro che questa spinta genera uno stato di crisi perché accentua gli effetti ambientali di un super sfruttamento del territorio e del terreno per produrre il cibo. In pratica oggi, e sono alla fine di questa lunghissima introduzione, in pratica oggi viviamo uno stato di crisi profonda, uno stato di contrapposizione profonda. Da una parte noi sappiamo che dovremmo abbattere più foreste e intensificare di più l'agricoltura se vogliamo produrre più cibo, e sappiamo che il cibo è necessario per le popolazioni che si stabilizzeranno solo tra 20 o 30 o 40 anni a livello dei 10-11 miliardi. Dall'altra parte sappiamo che per l'ambiente invece dovremmo riforestare i territori già privati dalle foreste e dovremmo praticare un'agricoltura estensiva, perché è chiaro che qualcuno si dovrà comunque alla fine preoccupare di questa perdita, di questa erosione della variabilità genetica e della impossibilità di continuare a contaminare aria, acqua e suoli. Ora, ci sono speranze, le speranze ci sono, le speranze tecnologiche sono tali per cui oggi si dice facciamo nascere invece di un agronomo un biologo agrario e cerchiamo di mettere nel sistema più biologia e meno chimica e vedere se si riesce a raddrizzare questa situazione o comunque a eliminare questo stato di crisi, questo stato di contrapposizione tra esigenze diverse. Ora,
Io avrei finito la mia lunga introduzione, è un po' uno spaccato, come avete visto, di quello che è successo negli ultimi 40 anni. Dovrei ora esporvi brevemente la mia posizione personale verso questi fatti. Io prima vorrei esporvela nei riguardi della mia professione e dei problemi che questa professione risolve o che crea. Poi però vorrei dirvi anche come io sono stato influenzato dalle conoscenze alle quali ho avuto accesso e dalle esperienze che ho vissuto. In termini di professione esiste chiaramente il problema della responsabilità scientifica. È chiaro infatti che noi non siamo più alle soglie di un'era nella quale possiamo decidere la nostra storia. È oggi vero che noi possiamo decidere anche la storia degli animali che da 10.000 anni sono con noi, che ci servono in agricoltura, e delle piante che da 10.000 anni sono con noi in agricoltura. Noi possiamo decidere il grado di evoluzione a cui sottoporre queste specie. E nel momento in cui una tecnologia come questa diventa disponibile, dobbiamo anche capire che è in grado di profondamente modificare la società in cui viviamo. La storia degli ultimi decenni, ma particolarmente di questo ultimo anno, ci insegna che i grandi esperimenti sociali di questo secolo sono falliti. Non riusciamo a fare un uomo nuovo basandoci sull'ideologia e dobbiamo accettare l'idea, malgrado può essere, molti di voi possono essere non d'accordo, dobbiamo comunque accettare l'idea che la tecnologia può cambiare il nostro modo di vivere, addirittura il nostro modo di pensare più di quanto l'ideologia è riuscita e riuscirà a fare. Ora, se questo deve essere, sarebbe ora che ci si rendesse conto dello stato di contrapposizione che prima è stato ricordato, e cioè che la specie ha un'eccessiva capacità di riprodursi e che quindi genera un'eccessiva richiesta di cibo e che quindi genera un'eccessiva pressione sul terreno. Da qui i problemi che hanno la loro radice anche in queste necessità e quindi anche nell'agricoltura di cui io mi sono sempre occupato. Ora, noi sappiamo che la scienza e la tecnologia apparentemente sono in grado di contribuire a risolvere questi problemi, però è stato anche scritto che la convinzione che i dilemmi creati dalle macchine si possano risolvere semplicemente inventando altre macchine è il segno di un modo di pensare che si avvicina alla ciarlataneria. E forse è vero, noi siamo qui ancora a dirvi, guardate che noi scienziati potremmo proporvi un tipo di soluzione che potrebbe mettere d'accordo tutti, potremmo ancora andare avanti. La domanda è che, sapendo di avere a disposizione un potente strumento tecnologico, dobbiamo usarlo? Ed è una domanda che negli ultimi decenni si è affacciata spesso a coloro che si interessano di scienza. Il mio atteggiamento da ricercatore, atteggiamento di uno che è attivo nel settore, soffre in questo contesto, voi lo potete ben capire, di una certa ambiguità. Personalmente però io mi convinco della positività insita in queste novità biotecnologiche e penso a un mondo dove venga fatto divieto di arare nuove terre, dove perciò l'intensificazione agricola venga spinta necessariamente avanti usando più biologia e meno chimica, dove la biomassa animale allevata in funzione dell'alimentazione umana diminuisca radicalmente, e questo vorrebbe dire in un certo grado diventare un poco vegetariani, dove la rinuncia alla distruzione della vegetazione selvatica nei tropici e nei subtropici e il controllo della riproduzione degli uomini vengano ricompensati in termini economici dalle nazioni sviluppate. In particolare nel campo della responsabilità scientifica sono da considerare i rischi che possono derivare dall'introduzione degli organismi geneticamente modificati nell'ambiente, rischi che la casistica disponibile indica esistenti. Voi, da quando eravate bambini, vi avevano detto che i conigli importati nell'Australia si sono riprodotti così tanto da scappare via dal controllo. E perché si sono riprodotti? Perché proprio erano una specie aliena al continente, non avevano nemici naturali. E questo potrebbe succedere a alcune di queste piante o ad alcune di questi animali o microrganismi introdotti con fini buoni in agricoltura. Il caso per esempio di geni
che possono scappare dalla pianta originaria perché vengono trasmessi col polline e quindi potrebbero colonizzare gli ecosistemi naturali. È il caso di altri geni che codificano per delle tossine batteriche messe nelle piante per controllare gli insetti e via dicendo. Però questo problema di discutere la biotecnologia in funzione del rischio mi sembra che oggi, specialmente in Europa centrale, sia un po' troppo dibattuto e non si consideri sufficientemente quello che è la causa vera del drammatico rapporto agricoltura-ambiente, che essenzialmente trae la sua origine nel rapporto tra numero di esseri umani e risorse disponibili. Le responsabilità etico-sociali. Quanto tempo ancora? Di fronte a una fase evolutiva per l'agricoltura, è necessario almeno prevedere e discutere quali cambiamenti anche sociali può indurre. Si può per esempio intravedere che il seme diventerà sempre più centrale al processo produttivo. Il seme, abbiamo già visto, è quella cosa che rappresenta il punto finale del prodotto agricolo, ma rappresenta anche l'inizio di un nuovo ciclo produttivo, e quindi controllare il seme nei suoi attributi che trasmette alla pianta, diventerà molto importante. E sembra che in questo contesto oggi si voglia tendenzialmente delegare in larga parte all'industria privata il controllo sul seme. Ora, un segno di questo cambiamento di prospettiva per quanto concerne il materiale vivo come mezzo di produzione è rappresentato da una famosa causa che è stata discussa nel 1980 negli Stati Uniti, e la famosa causa si chiama Diamond versus Chakrabarty del 1980, in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva dichiarato che un microorganismo vivo sviluppato dall'uomo è materia che può essere brevettata. È evidente che la corsa alla brevettazione di quanto di utile esce dai laboratori biotecnologici potrebbe accentuare alcuni effetti negativi connessi a una possibile evoluzione sociale, economica e anche culturale che è relativa all'uso di questa scienza. Ed è qui evidente il perché della mia posizione personale, che vorrebbe una presenza sempre agguerrita e profonda dell'università o degli istituzioni di ricerca pubblici nel settore, per poter rendere accessibile, controllare e rendere pubblico gli avanzamenti di questa particolare scienza. Dal punto di vista etico, le posizioni rispetto ai problemi trattati differiscono a seconda degli atteggiamenti di fondo che si assumono. C'è un cosiddetto modello etico personalista che forse qualcuno di voi avrà sentito Padre Sgrezza qualche volta parlare relativamente a queste bioetiche e relativamente alla necessità di discuterle ed eventualmente anche di definirle meglio. Questo modello personalista relativamente all'ecosistema si rifà al principio antropocentrico, che vede nell'uomo il punto di riferimento per l'armonia ecologica e biologica dell'universo, e dice che per quanto riguarda il mondo animale e vegetale non si deve manipolare geneticamente questi esseri fuori dai limiti della conservazione dell'ecosistema compatibile con la vita e la salute dell'uomo. Però questo principio etico personalista abbastanza fisso, che quindi riconosce una scala assiologica, una scala di valori nel creato, una scala che vede i microrganismi più in basso, le piante ancora un poco più su, gli animali un po' più su e l'uomo alla fine, non è accettato da tutti. Per esempio, ci sono movimenti che sostengono più radicalmente la conservazione della natura e che quindi si oppongono in modo assoluto all'intervento transgenico che altera l'integrità delle specie esistenti. Nel caso di questi movimenti si professa un rispetto a base morale per ogni organismo vivo, non riconoscendo differenze assiologiche, come nel senso che abbiamo ricordato prima, tra pianta, animale e uomo. Io riconosco che è difficile oggi, in una situazione così in evoluzione, parlare di modelli etici fissi. È qualche cosa che è in fieri, è qualche cosa che forse i nostri figli troveranno e risolveranno. Però prima di smettere vorrei forse dirvi
al di là di queste preoccupazioni, cosa e come sono stato io personalmente influenzato dalle conoscenze che ho recepito e dalle esperienze che ho vissuto. In pratica, questo corrisponde a dirvi quale senso ha avuto la mia avventura nella biologia, quale senso ha avuto la mia avventura nel considerare il gene e nel vederlo anche alla base del nostro comportamento come specie, perché quando uno analizza le specie vegetali o le specie animali è chiaro che intuitivamente e che necessariamente è portato anche da questo punto di vista ad analizzare la specie umana. E allora vi vorrei leggere queste ultime 3 o 4 paginette, e le ho volute proprio scrivere accuratamente perché non è un argomento facile. Nell'arco della nostra vita, e nel caso qui della mia vita, è la voglia di una definizione dell'uomo, la scoperta del significato dell'aggettivo umano che emergono dal profondo. In questo senso, dagli incontri professionali possono emergere abbozzi di risposte che, pur soggettivi, sono un'esperienza da discutere. Per questo, a margine di ciò che ho imparato, ho cercato anche di usare le aperture di campo offerte dalla ricerca biologica per propormi delle possibili risposte o capire le conclusioni a cui altri pensano di essere arrivati. In questo ambito, avendo mantenuto centrale ai miei interessi professionali il problema dell'evoluzione dei viventi, ho anche cercato di estendere la nostra specie, soprattutto la sua capacità di autoanalizzarsi. Se volete, posso dire di aver praticato da dilettante un hobby utilizzando nel tempo libero gli strumenti professionali a disposizione. Però questa ricerca di autoanalisi è un terreno minato. Lo studio del comportamento degli uomini ha infatti reso chiaro che l'introspezione è spesso inutile quando prescinde da uno dei suoi presupposti, e cioè l'onestà verso se stessi. E qui entra la scienza, in particolare entra l'etologia. Infatti, scientificamente provato che siamo capaci di nasconderci processi di pensiero, e quando la logica manca o un'assunzione è negata, siamo geneticamente programmati per sostituire ipotesi ai fatti. Questo è tanto più vero se si accetta che nella nostra specie la programmazione genetica del comportamento è oggi scientificamente provata. L'utopia del mutamento culturale dell'uomo si è infatti scontrata con la realtà di una radicale stabilità della mente umana. Da questo punto di vista si può concludere che l'uomo neolitico è nostro contemporaneo e che esiste dentro di noi un suggeritore ereditario sostanzialmente programmato dalla selezione naturale che è durata milioni di anni. Saremmo, cioè, rimarremmo come siamo, con i nostri sensori, le nostre motivazioni innate nel cervello che influenzano e definiscono le nostre premesse etiche e, in aggiunta, motivano anche su base personale, come ho già premesso, le trasgressioni alle stesse. Se quindi i geni sono almeno in parte o in larga parte alla base del comportamento, e se come tali, essendo niente altro che catene di acidi nucleici, sono amorali per definizione, come si crea la morale propria al nostro suggeritore ereditario? Può qui aiutare, concretamente, una visione deterministica della nostra avventura, dove un disegno o un fatto spiegano una direzione nel tempo, direzione propria all'evoluzione biologica e quindi anche nostra. Ma almeno purtroppo per me, per ora io non sono ancora preparato a una soluzione deterministica. È comunque per me interessante osservare come altri hanno affrontato il problema. Tra questi, per affinità culturale, mi avvicino senza sospetto a figure di ricercatori che per cercare risposte partono dalla biologia. La posizione di Jacques Monod è una posizione pessimistica. Monod, lo ricorderete, è stato un genetista famoso, ha proposto dei modelli, poi rivelatisi veri, di regolazione genica, ha avuto il premio Nobel per questo. Secondo Monod, il caso genetico più le necessità ambientali hanno creato la specie, che non possiede quindi uno scopo al di là degli imperativi creati dalla sua storia genetica.
Monod scrive che l'uomo deve destarsi dal suo sogno millenario per scoprire la sua completa solitudine e la sua assoluta stranezza. Egli ora sa, come uno zingaro, che si trova in margine dell'universo in cui deve vivere. Universo che è sordo alla sua musica e indifferente alle sue speranze, alle sue sofferenze e ai suoi crimini. E di nuovo qui la domanda, queste sono parole di Monod, ma allora chi definisce il crimine, chi definisce il bene ed il male? Secondo Monod è l'esigenza di una spiegazione, è l'angoscia che ci costringe a cercare il significato dell'esistenza, che crea i miti, le religioni, le filosofie e le scienze stessa. L'uomo cioè non si piega oltre a un certo limite agli automatismi genetici e usa il mito, le religioni e i sistemi filosofici per sopravvivere in una società organizzata. Anche Monod, tuttavia, cede alla necessità di introdurre un giudizio o un assioma di valore. Pone cioè il principio di oggettività come condizione della conoscenza, scelta che propone la conoscenza come la sola capace di comprendere fino in fondo cosa è il suggeritore ereditario, e da questa comprensione deriverebbero etiche più adatte alle società umane. Un secondo esempio. Edward Wilson, il biologo che più di altri si è esposto alle critiche di antropologi e filosofi per affermare il ruolo della sociobiologia come scienza, sviluppa le basi scientifiche di quanto abbiamo discusso nel commento a Monod. Dedica nella sua riflessione sulla natura umana anche un capitolo alla religione. Stabilisce, tra l'altro, che i processi mentali propri della fede religiosa costituiscono predisposizioni programmate i cui componenti autosufficienti sono stati incorporati nell'apparato neurale dell'encefalo da migliaia di generazioni di evoluzione genetica. Come tali sono un nostro attributo, fino a considerare che se le società progrediscono grazie alla scienza, esse non di meno sopravvivono per l'ispirazione delle profonde credenze dell'uomo, credenze che tuttavia la scienza contribuisce ad erodere. Anche questo ricercatore si dichiara profondamente materialista. Interessante è tuttavia notare che assegna un ruolo quasi etico alla speranza, alla nostra capacità cioè di scegliere sistemi di valori anche per il futuro. E in questa proposta c'è la traccia di un'assunzione di un assioma di valore. È indicativa la chiusura del suo libro, questo libro che si intitola Sulla natura umana, chiusura che è presa dal Prometeo di Eschilo, che dice: la domanda è, forse non sei andato troppo oltre? E la risposta di Prometeo è: spensi all'uomo la vista della morte. Ma allora ritorna la domanda: che farmaco trovasti a questo male? E la risposta, che viene lasciata proprio come ultima riga del libro, è: seminai la speranza che non vede. Conrad Lorenz, che è stato anche qui da voi, penso, e che è uno dei fondatori dell'etologia e premio Nobel per questo, va più oltre quando cita Thorpe, secondo cui le strade per la verità sono la scienza, l'intuizione artistica e l'esperienza religiosa, e che l'umiltà del sentimento religioso sorge quando l'uomo capisce di essere una parte del tutto incomparabilmente più grande di lui. Lo stupore di Lorenz, indubbiamente ancora materialista, verso la grandezza e la meraviglia del mondo, lo porta a concludere che se ci rendiamo conto di essere tutti interi di questo mondo, noi comprenderemo che di questo mondo portiamo tutti intera la responsabilità. Allora non vedremo più l'uomo come le vede Monod, come uno straniero solo e sperduto in margine dell'universo, né lo vedremo come le vede l'idealismo trascendentale di Kant, come il polo opposto e l'antagonista di un mondo in se stesso per principio inconoscibile. L'uomo è un anello nella catena delle forme viventi. Ci sono buone ragioni per pensare che egli sia soltanto un gradino nella scala che porterà a un essere realmente umano, e se non altro questo è possibile sperarlo. Quindi vedete che anche nell'atteggiamento di Lorenz c'è una traccia chiara, in questo caso, di un'assunzione di assioma di valore. Ora, perché io ho citato queste ultime riflessioni di biologi che hanno voluto prendersi la responsabilità pubblica di interpretare anche l'uomo? Per almeno quattro motivi, e ve li dico ed ho finito. Primo, perché la biologia è diventata preponderante nella mia professione e l'ho accettata anche nei suoi tentativi di interpretazione del mondo delle idee. Secondo, perché merita sempre di dirsi
e di dire che è importante pensare al senso dell'avventura, della nostra avventura, anche se non si è catalogati come filosofi o intellettuali. Terzo, perché il tendere alla conoscenza in qualsiasi settore è ciò che più si avvicina a una interpretazione percettibile dello spirito umano. E quarto, perché traggo da queste riflessioni motivi e indicazioni in una professione che apparentemente è piena di responsabilità. Io penso che comprendere ed essere compresi, e cioè la carità, e vedere futuri positivi, e cioè la speranza, siano oggettivamente di grande aiuto. Intanto, nel riprendere la parola, colgo l'occasione per segnalare la presenza fra noi e ringraziarlo dell'onorevole Mannino, che ha voluto partecipare a questo incontro. E ringrazio naturalmente molto il professor Salamini per questo suo intervento, dove ci ha mostrato la sua carriera, la carriera scientifica, come un succedersi di incontri dove si nota un continuo alternarsi di risposte a problemi pratici anche molto concreti, e nello stesso tempo l'incontro con le grandi sfide che la scienza porta proprio all'uomo, le sfide etiche di cui ha parlato, e penso che abbiate percepito anche la passione, il sentimento che ha messo nella sua riflessione, e anche le sfide invece di questa natura che quando sembra svelare nuovi panorami e dare molto più potere per poterla governare e dominare, dall'altra parte però fa sorgere altrettanti problemi e fa intuire l'esistenza anche di nuovi misteri tutti da scoprire. E questa stessa sfida di fronte a campi affascinanti altrettanto nel mondo naturale è quella che ha affrontato e di cui ci parlerà il professor Arecchi. Arecchi è professore ordinario di fisica superiore all'Università di Firenze, presidente dell'Istituto Nazionale di Ottica, che è l'istituto che ha praticamente ricostruito negli anni 70 per farlo diventare un centro prestigioso a livello mondiale, noto per i primi studi teorici sul laser. E qui al meeting ha avuto modo di passare, di esprimere le sue alte competenze di ottica aggiustando la lavagna luminosa proprio in diretta poco prima dell'intervento. Il suo viaggio culturale, umano e scientifico l'ha portato a esplorare qualcosa di molto fascinoso, il ruolo del caos e della complessità in vari sistemi fisici. Si sta anche ultimamente occupando dei rapporti tra scienza e filosofia, e uscirà fra poco da Iacabuco un libro scritto, che ha scritto insieme alla moglie, I simboli e la realtà, di cui penso ci anticiperà qualche conclusione. Come avete sentito da Salamini, ha cominciato col presentare le potenzialità, le possibilità pratiche del suo mestiere, e dopodiché ha concluso leggendo delle pagine di Monod, di Wilson e di Lorenz, in cui questi tre biologi presumono di poter dare un senso alla vita e al mondo, quindi alla realtà, a partire da quelli che sono gli strumenti conoscitivi che loro si sono costruiti nel corso della loro vita. Allora, io lascio da parte, diciamo, quelli che sono gli aspetti esteriori del mio viaggio. Landau, un fisico russo, quando un suo giovane assistente o ricercatore, presentando il risultato di una ricerca
cominciava a dire io, lo interrompeva e gli diceva: senta, la sua biografia al massimo interesserà sua moglie. Però c'è un tipo di biografia di noi che interessa tutti, ed è non è tanto i nostri viaggi immateriali sulle strade del mondo, quanto i nostri viaggi interiori che ci hanno portato a esplorare un pezzo di mondo. Diceva Marx che farsi domande sul senso della vita è un lusso, che l'umanità si permette una specie di sovrastruttura al di sopra delle cose essenziali, e le cose essenziali la riempire la pancia. Ora, Marx, come in altri casi, aveva leggermente torto. Vi invito a leggere un libro che trovate nelle edicole, che è uscito da poco, di un autore siciliano, Gesualdo Bufalino. Il titolo è Le menzogne della notte. È la storia di 4 condannati a morte nell'Ottocento. Sono in una fortezza borbonica. La notte prima di essere uccisi dalla mannaia, e passano quella notte esplorando, facendo un viaggio arritroso nel loro passato per dare un senso alla loro vita. Quindi, con buona pace di Marx, non è soltanto un lusso, ma nei momenti di emergenza, di fronte alla malattia, di fronte alla perdita di un caro, di una persona cara, di fronte alla morte, forse voi giovani la sentite meno, invecchiando si comincia a trovarla molto più familiare come pensiero. Ci si domanda che senso ha la vita e che senso ha il mondo che ci è stato messo intorno. E ce lo si domanda sempre più. Con buona pace di Carlo Marx, questo diventa forse più importante che risolvere certi problemi pratici, come l'avere un buon pranzo o l'avere una buona automobile. Noi siamo tutti qui per una settimana di incontri che ha come titolo L'ammiratore Einstein e Thomas Beckett. Ammiratore viene da meraviglia. Ora, c'è un bellissimo libro introduttivo alla fisica, facilissimo da leggere, di un mio caro amico Weisskopf, un vecchio fisico, il cui titolo è Conoscenza e meraviglia. L'ammiratore implica questo concetto di emozione, cioè di attenzione alla realtà. Se voi ci pensate, chiunque di noi oscilla fra emozione, che è un'attenzione alla realtà, e poi sensibilità o ipersensibilità, che è un'attenzione a se stessi, a come fanno male le scarpe, a come si sta sudando al caldo sotto questa tenda e così via. In questa dialettica fra emozione e sensibilità, se dobbiamo introdurre, come diceva l'amico Francesco Salamini, dei valori, io valuterei molto di più l'emozione che la sensibilità, per un semplice motivo. Quando nei nostri circuiti mentali avviene un blocco, cioè in una malattia mentale che è chiamata schizofrenia, la sensibilità si esaspera. Esempio tipico di schizofrenico per i psichiatri è la principessa del pisello, sapete, quella che sta attentissima al pisellino messo sotto tanti materassi e quindi si preoccupa moltissimo dei suoi dolori, ma manca di emozioni, non ha una visione globale della realtà. Chi è fortemente orientato verso un contatto con la realtà non si preoccupa eccessivamente della sua sensibilità. Lo sappiamo perché quando siamo sotto sforzo atletico, perché dobbiamo raggiungere un obiettivo, un traguardo, anche se ci facciamo male non sentiamo neanche il dolore. È un'esperienza che chiunque di noi può fare, sia se stia facendo una corsa, sia se sia in windsurf e sbatte uno stinco. E d'altronde, questo qui lo sanno anche i medici militari, quando uno è in prima linea e deve badare alla realtà del non prendersi una pallottola, di solito non ha tempo di preoccuparsi del raffreddore o del mal di pancia. Quindi l'ammiratore vuol dire questo, un'emozione di fronte alla realtà. E questa emozione c'è stata in Einstein e c'è stata in Thomas Beckett. Ma vuol dire anche un'altra cosa, vuol dire un'ambiguità. L'ammirazione, in definitiva, è il frutto di un'ambiguità, cioè di un confronto non risolto fra un mondo di aspettative, un mondo interiore, e invece il mondo che ci invade dalla realtà. Non ci sarebbe ammirazione se fosse già tutto scontato quello che noi vediamo. Non vi pare?
non ci sarebbe nessun bisogno di ammissione. Ah già, me l'aspettavo, quindi basta. Questa ambiguità c'è anche nella vita di Thomas Becket. Da una parte amico del re, amico di Sollazzi, ma non amico per opportunità, ci si diverte proprio. E dall'altra parte diventa vescovo santo e martire, perfettamente consapevole del suo ruolo. Questa ambiguità c'è anche in Einstein. C'è quella bellissima mostra che vi fa vedere tutta la sua parabola, ma non so quanto voi abbiate colto che Einstein, che nel 1905 aveva creato la meccanica quantistica, la mette in crisi con dei paradossi 30 anni dopo, nel 1935, e con buona pace di noi fisici, da queste ambiguità noi fondazionali, noi non ne siamo ancora usciti. Questo ci impedisce, vi ricordo che la meccanica quantistica è lo strumento che noi fisici abbiamo inventato per cercare di descrivere le particelle elementari, le particelle microscopiche, gli atomi o le particelle che compongono gli atomi. Allora, se noi non siamo in grado, se noi ci impantaniamo in ambiguità nel descrivere questi oggetti elementari, malgrado il trionfalismo dei nostri colleghi di Ginevra che dicono che loro stanno scoprendo il segreto del mondo, il problema è che noi non riusciamo a capire quelle cose elementari. Di conseguenza, a fortiori, non riusciamo a capire il senso che hanno quando di tante cose elementari ne mettiamo tante insieme e abbiamo di fronte un organismo o addirittura tutto l'universo. A parte questa, allora quindi entriamo in tema, quindi il viaggio è alla ricerca di quello che si può fare e che non si può fare di fronte alla realtà. Questo in definitiva è il viaggio di qualunque uomo di scienza. Quindi la motivazione di partenza è cercare di capire cos'è questa realtà che ci invade. Cioè cercare di uscire dalla sensibilità schizofrenica della principessa del Pisello e mettersi in questa posizione positiva di domandarsi, di aprirsi alle emozioni del mondo. Che vuol dire aprirsi anche al rapporto con gli altri, ma aprirsi anche al rapporto col mondo. Probabilmente in noi che facciamo scienze della natura c'è più per questioni psicologiche o di storia personale o di nostro viaggio personale questa sensibilità a quelli che sono gli aspetti del mondo, più che una specifica attitudine a reagire, a diventare proprio molto cordiali nei rapporti con gli altri. D'altronde, se noi prendiamo certe pagine bellissime della Sapienza, di questo libro della Bibbia, noi vediamo come l'emozione di fronte al Dio ha tanti modi di parlarci, non ci parla soltanto nell'amore o nel dolore, nei rapporti interpersonali, ma ci parla anche attraverso le stelle, attraverso tutti gli aspetti del mondo che ci mette intorno. Ora, a parte questa ambiguità fondamentale che aveva esplorato Einstein dal 35 al 90, quanti anni sono passati? Più di 50, e noi ci siamo ancora dentro, non ne siamo ancora usciti, non sappiamo come uscirne. Ci sono anche altri due limiti più fondamentali che abbiamo scoperto in questi anni e che, per così dire, hanno rappresentato il recinto al di là del quale noi non riusciamo a uscire quando facciamo scienza. Il fare scienza c'era sembrato nei secoli passati, a partire da Galileo, quando era cominciata questa enorme avventura intellettuale, come un mondo senza frontiere, in cui potevamo andare come i pionieri del Far West. A un certo punto i pionieri del Far West sono arrivati all'oceano, in California, più là non sono potuti andare. Avevano esaurito, si erano arrivati ai limiti del mondo che gli era stato assegnato per sorte. Ora, al di là di questo limite della meccanica quantistica, noi in questi anni ci siamo bloccati, siamo entrati in crisi, per così dire, di fronte a due limiti. Un limite è quello di cui io mi occupo professionalmente da qualche decennio e che quindi caratterizza l'attività di tutto il mio istituto, ed è la scoperta del caos deterministico. Che cosa vuol dire il caos deterministico? Il caos deterministico è un limite fondamentale alla presunzione di predire come sarà il mondo. Io trovavo commoventi quelle frasi così sicure di Wilson su quelli che erano i circuiti cablati del nostro encefalo, che quindi determinavano il nostro spirito religioso,
perché invece è così pieno di incertezze le nostre conoscenze al riguardo che trovavo commovente e puerile questa presunzione di Wilson di capire che cosa fosse l'istinto religioso. Capiamo molto meno, non capiamo già gli oggettini in laboratorio semplicissimi, come possono essere gli oggettini inanimati che ci sono, figuriamoci se capiamo l'istinto religioso. Un altro limite ancora più fondamentale risale al 1931 ed è il cosiddetto teorema di indecidibilità di Gödel. Gödel era un genio matematico di cui non sentite parlare molto, perlomeno ancora. È una cosa che mi stupisce perché dal punto di vista delle pietre miliari della cultura occidentale, Kurt Gödel è altrettanto importante quanto può essere Platone o Aristotele o Tommaso d'Aquino o Kant, solo che non se ne parla. Perché è importante? Perché abbiamo avuto questa orgia di teorie scientifiche a cui abbiamo dato la stura dall'epoca di Galileo, che erano diventati il modo unico di leggere il mondo, che metteva fine a modi vecchi e alternativi di leggere il mondo, che erano quello del poeta, quello del teologo. Quindi qualunque altro modo di leggere la realtà veniva meno di fronte a questo modo positivo dello scienziato. Orbene, il teorema di Gödel dice che qualunque teoria scientifica, qualunque macchina di calcolo, badate bene, perché l'altro sospetto che ci hanno messo nella testa negli ultimi decenni è se il nostro cervello sia in definitiva un'elaborata macchina di calcolo e noi ne possiamo fare una artificiale. Orbene, qualunque teoria scientifica, qualunque macchina di calcolo si blocca di fronte a un limite fondamentale. E sciorinando una catena di deduzioni, a un certo punto si blocca di fronte a delle cose e non sa decidere se sono vere o se non sono vere. Questa attitudine è un'altra attitudine che fa parte della patologia del nostro cervello, è la patologia dell'epilettico, che si blocca da una posizione e l'altra, ta, 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 a macchinette non esce più. Ora, molte delle nostre macchine di calcolo e molte delle nostre teorie scientifiche a un certo punto si bloccano e continuano a oscillare fra due cose, bianco e nero, non sono in grado di fare una scelta. Nella nostra vita di ogni giorno, come esseri umani, molto più modesti della circuiteria di un grosso presuntuoso calcolatore o senza avere tutta la teoria elaborata in decenni nei grossi laboratori, noi non ci blocchiamo. Perché mai non ci blocchiamo? Noi riusciamo a fare delle scelte. E allora, il discorso onesto che bisogna fare come scienziato è questo. Si potrebbero spegnere quelle luci, per piacere? Io ora mi appoggio a delle trasparenze, ci sono degli schemini. Se arrivano schermi. Sì. Questo mi dà la scusa anche per alzarmi e così forse sento meno caldo. Riuscite a vedere anche lì in fondo? No. Va bene, allora cercate di indovinare, vi racconto io che cosa c'è. Qui in alto c'è un pallino rosso. Questo pallino rosso rappresenta un pezzo di mondo, un evento, un pezzo di realtà. L'ubriacatura che abbiamo avuto in questi 300 anni che sono intercorsi fra Galileo e noi è quella che possiamo chiamare monismo riduzionistico. Esiste un solo linguaggio privilegiato per raccontare il mondo e questo è il linguaggio scientifico. Quello che Wilson diceva alla sua sociobiologia e quello che il fisico dice alla sua fisica e il chimico alla sua chimica e così via. Quindi, da questo punto di vista, non esiste spazio per linguaggi alternativi. Tutti i linguaggi alternativi, quello religioso, quello poetico, non sono altro che modi primitivi di natura mitica di parlare del mondo che vengono meno. Come si è cercato di difendersi da questa presunzione? Ma quando questa presunzione nasceva,
ai tempi dell'illuminismo, dell'enciclopedia, ci si difendeva in questo modo, dividendo la realtà, il mondo, in due classi di eventi, quelli di cui parla la scienza e quelli di cui la scienza non può parlare. Questa attitudine l'ho chiamata dualismo manicheo. Ma notate bene, questa posizione è molto pericolosa, perché nel Settecento si diceva, d'accordo, delle stelle ne parla la meccanica, però quello che sono i fatti della psiche, i fatti dello spirito, la meccanica, la fisica non sa dire niente. Allora di questo diventa argomento del teologo e quindi, anche se la meccanica è una cosa scontata e lì dentro non c'è Dio, esistono delle cose di cui si può parlare, attraverso cui si può arrivare a Dio. Ora, questa attitudine è pericolosa, perché nel corso di questi secoli intercorsi fra l'enciclopedia e noi oggi anche della vita, di fenomeni e della psiche, riusciamo a parlarne in maniera scientifica. Quindi a poco questo confine si è spostato e, noi scientifici abbiamo invaso anche questo campo che era il riservato dominio dei teologi. Ora, un punto di vista più razionale, più sensato, è quello che chiamerei pluralismo realistico. Qualunque evento, e l'evento è questo puntino per chi non lo vedesse lì in fondo, è così ricco rispetto agli strumenti concettuali con cui noi cerchiamo di descriverlo, che è suscettibile di letture differenti. Vedete l'ambiguità che torna, l'ambiguità dell'ammiratore e di Einstein. Questo oggetto c'è modo di vederlo sotto il versante fisico, ma c'è modo di vederlo sotto il versante teologico, c'è modo di vederlo sotto il versante sapienziale. Nessuno lo esaurisce. Che tipo di linguaggio è il sapienziale? Ma probabilmente, vediamolo, ve lo dico come scienziato e poi ve lo dico come uomo, come credente. Come scienziato, il linguaggio sapienziale è un modo di nominare quel linguaggio che evita il teorema di Gödel, l'indecidibilità, cioè che ha questa strategia elastica. Quando non riesco ad affrontare un pezzo di mondo con la fisica, allora da opportunista metto da parte la fisica e l'affronto da un altro punto di vista, come padre di famiglia o come sportivo, che so io, o come uomo che prende il treno e che si deve districare nelle code. Cerco con qualunque altra strategia di aggirare l'ostacolo per arrivare a fare delle scelte, e questa è la nostra situazione umana. Ma il linguaggio sapienziale è soprattutto quello che si nutre direttamente o nella meditazione o nella preghiera della parola di Dio, saltando le scienze umane. Probabilmente quello che aveva Maria. Maria, questa fanciulla di Nazareth, quando gli veniva l'annuncio, dava una risposta precisa, faceva una scelta, non si bloccava come una teoria o una macchina di calcolo per un teorema di Gödel. E perché riusciva a fare una scelta? Non aveva una cultura scientifica, quindi su questo versante lei non sapeva leggere, non esisteva ancora la fisica. Probabilmente non aveva neanche una gran cultura teologica. Primo, perché la teologia forse non era così elaborata come è ora. E secondo, perché era una donna e forse come donna veniva un po' discriminata, quindi le davano meno da leggere. Però su questo versante era stata abbastanza attenta alle voci di Dio e quindi aveva imparato bene la lezione. Quindi questo pluralismo realistico vuol dire che noi non affrontiamo mai la realtà da un solo punto di vista. E questa è la strategia vincente anche nel far scienza, perché se io volessi fare il fisico in senso puro, a un certo punto mi bloccherei. Lo stesso succederebbe a Salamini se volesse fare il biologo da un punto di vista puro. A un certo punto c'è l'irruzione di valori o di parametri di giudizio che noi non avevamo preso in considerazione inizialmente nella teoria. Possiamo poi reintrodurli in una teoria allargata, ma in ogni caso al momento noi non ce li abbiamo. In questa figurina, che ahimè forse dal fondo non si... La vedete in fondo? Vabbè, ve la racconto.
Io ho disegnato da questa parte, sulla destra, quello che chiamo lo spazio della realtà. Qui c'è un gattino o un tentativo di gatto, qui c'è un uccellino. Che cosa facciamo? Questo è lo spazio dei simboli. Prendiamo i simboli del linguaggio ordinario, in particolare prendiamo i simboli della lingua italiana. Se noi vediamo un gatto, mettiamo la parola gatto. Se noi vediamo un uccello, qui, nel nostro spazio dei simboli, noi in qualche centro del nostro del linguaggio, noi immagazziniamo la parola uccello. Dopodiché, senza andare a riconfrontarci con la realtà, noi possiamo cominciare a fare delle previsioni. Abbiamo alle spalle, per tradizione storica, per educazione culturale, delle regole sintattiche che ci permettono di connettere dei simboli relativi a osservazioni già fatte. Quindi una volta visto il gatto, una volta visto l'uccello, noi possiamo costruire frasi grammaticalmente legali, tipo il gatto mangia l'uccello. Domanda: se noi andiamo a guardare la realtà, succede veramente che il gatto mangi l'uccello? Cioè questa predizione si avvera? E non è detto che si avveri sempre, perché le parole che abbiamo usato sono ambigue. Quando io parlo di uccello, posso pensare a un passerotto che entra nella bocca del gatto, ma io uso anche la parola uccello per parlare dell'aquila. Allora in quel caso sarà l'uccello a mangiare il gatto. Ora voi vedete che quindi la seguente strategia: io estraggo dalla realtà dei simboli, poi li connetto con delle ricette di cucina che mi vengono dalla grammatica e faccio delle frasi sensate. Queste frasi sensate corrispondono a predizione, non è detto che sia vera, appunto perché c'è questa ambiguità. Questo vi spiega perché mai Galileo abbia creato la sua rivoluzione. La rivoluzione di Galileo, che è alla base della fisica, consiste nel cercare di evitare questa ambiguità. E come la si evita? La si evita così, guardate. Fra spazio della realtà e spazio dei simboli, mettiamo di mezzo degli apparati di misura. Gli apparati di misura danno in uscita dei numeri, per esempio il livello del liquido in un termometro o la posizione su un metro dove arriva la lunghezza di un oggetto oppure l'aghetto di una bilancia. Ora, se noi prendiamo gli strumenti di 3 secoli fa, quelli che sono al Museo di Storia della Scienza di Firenze, gli strumenti degli allievi di Galileo, li oliamo, li lubrifichiamo per togliere un po' di polvere, quelli danno esattamente gli stessi numeri che davano 3 secoli fa. Non c'è ambiguità, nella stessa condizione danno gli stessi numeri. Un termometro di Torricelli messo nella stanza qui in questo momento. Fosse stata una tenda di queste perverse diaboliche. Dunque, allora, quindi, avete capito che la strategia della fisica è dare i numeri. Non sto scherzando, perché... Prova, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Sì, è perché ci sono 4-5 radiomicrofoni in giro. Adesso... sono un'unità di radiomicrofoni, non interferisce l'altro. Punto. Questo, essendo più debole, probabilmente ne risente. Adesso cerchiamo di prendere altri radiomicrofoni. Questo prende quello a filo. Altro radiomicrofoni con altre frequenze, cioè cercando di trovare. La cosa migliore, uno a filo, uno a filo, uno a filo, sicuramente. Questo è il secondo. Trova, cambi le file, cambiano. Ma non è che so... devo solo vedere... Era così. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Prova microfoni. 1, 2, 3, prova. Sì, prova.
dividiti, di parlare vicino vicino, sì, assolutamente vicino. E questi erano vecchi? Passare al filo, sì, non c'è... Adesso stanno verificando questa cosa con la Commerce Service, subito, sì, subito. Tu sei solo tu con il microfono e siete due? Se sono due microfoni saremmo due. Io chiamerò in apertura di seguito queste persone qui. Che sono? Antenne 2. Qual è? Voi cercate di intervenire, sì, gli altri li dico io adesso, in ogni caso te... No, io li chiamo. Uno, due, tre, prova. Uno, due, tre, prova. Prova microfoni, uno, due, tre, prova, uno, due. Uno, due, tre, prova, prova microfoni. Uno, due, tre, prova, prova. Uno, due, tre, prova. Prova microfoni, uno, due, tre. Uno, due, tre, prova, prova. Prova microfoni, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Tipo. Questo vuol dire che quando noi come esseri umani ci muoviamo con tutti i miliardi di molecole di cui siamo fatti, quando ci muoviamo in cucina spostando sedie e stoviglie, va bene? Quando usiamo la penna, qualunque tipo di dinamica noi facciamo è una dinamica più complicata di quella a tre corpi. Quindi di solito
I sistemi fisici con cui abbiamo a che fare sono di questo tipo e non di questo tipo. Questo pone un limite essenziale alla predicibilità. Il primo a riscoprirlo, guardate, per una specie di terrorismo ideologico, questa scoperta di Poincaré fu cancellata dai dibattiti della fisica per 80 anni. Fu riscoperta da un meteorologo dell'MIT, Edward Lorenz, non Conrad Lorenz, quello delle occhette, Edward Lorenz, un meteorologo, che lo chiamò, fra le altre cose, effetto farfalla. Per spiegare perché Bernacca sbagli, ci prometta una bel temporale e un fresco, invece qui si stia a morire di caldo, lui disse la cosa è semplice, e lo chiamò effetto farfalla. Supponiamo di aver riempito tutta l'atmosfera con dei satelliti spia per vedere la condizione dei venti e delle circolazioni atmosferiche su tutta la Terra. Inseriamo questo dentro un modello, ma supponiamo che nel far questo ci siamo dimenticati di inserire dentro il calcolatore il battito d'ali di una farfalla nel Mar dei Caraibi. Ebbene, quel battito d'ali di una farfalla nel Mar dei Caraibi può determinare il passaggio dalla pioggia al sole 3 giorni dopo a Boston. In altre parole, mettere una pallina in cima a uno spigolo molto vivo è un trucco che può durare soltanto per un pochino. Dopo un pochino la pallina cade di là o cade di là, e allora noi non possiamo fare predizioni, non possiamo predire il futuro al di là di una certa cosa. Voi potete dire, ma il mondo che noi abbiamo intorno è molto stabile. E sì, bisogna vedere, a livello degli astri, queste cose succedono su scala di milioni di anni. Per esempio, ogni tanto un asteroide ha un'orbita particolarmente eccentrica, per effetto dell'azione congiunta di Marte e di Giove, lui si trova come asteroide, più Marte e Giove è un problema a 3 corpi. Quindi non è che osservando l'asteroide ai tempi di Tolomeo, o ti dico Blache, va bene, o di Keplero, noi possiamo sapere quale sarà il futuro dell'asteroide. Perché dopo un pochino può scivolare dove noi non crediamo. Allora diventa eccentrico e ci finisce col cadere addosso e diventano enormi meteorite. È chiaro che noi abbiamo anche l'aspetto pratico, se volete, marxiano, il lato marxiano, pratico della scienza. E infatti ci si preoccupa come mandare delle bombe nucleari per farlo esplodere in aria. Non so se ci riusciremo o no, ma in ogni caso questo è puro folklore dal punto di vista della realtà. Dal punto di vista della realtà, quello che è il fatto incontrovertibile è che noi che cosa succede a lungo termine, sulla scala dei milioni di anni, agli asteroidi non lo sappiamo. Non lo sappiamo neanche per la nostra Luna. È chiaro che quando andiamo a oggetti più piccoli, le previsioni si fanno su scale di tempi molto più brevi, si perdono. Quindi se noi andiamo sugli elettroni, noi le perdiamo sulla scala dei milionesimi di secondo. E se noi andiamo a pensare quale sarà, io vado a pensare quale sarà la reazione di mia moglie o di miei figli, non riesco a fare previsioni sulla scala del secondo, che già loro mi stupiscono, donde il titolo proprio dell'ammiratore, perché fanno delle cose che io assolutamente non ci avevo pensato. A questo punto, se Mario Gargantini me lo permette, io volevo fare, prima di concludere, un'altra cosa. Quindi di che cosa vi ho parlato? Vi ho parlato del concetto di emozione che fa la presa della realtà, che però implica necessariamente un'ambiguità. Da questa ambiguità noi non usciamo. Non ne uscì a livello della meccanica quantistica Einstein. Non ne usciamo a livello della fisica classica, della meccanica classica di tutti i giorni, delle biglie in un flipper, perché, per effetto di questo caos deterministico. C'è un ulteriore limite che stiamo esplorando, che abbiamo cominciato a esplorare da pochissimo, e che noi chiamiamo la complessità. Vediamo se riesco a farvi capire che cos'è la complessità. Aristotele aveva un modo molto semplice di dirlo. La casa non è l'insieme di mattoni che la fanno. Se io vi do qualche migliaio di mattoni, un pochino di travetti in cemento armato e un po' di vetri di infissi per finestre, qualche water e qualche bidet, voi vi potete fare l'idea di decine o migliaia di case differenti.
Perché la casa non è soltanto quegli oggetti materiali che la compongono, ma è quella più il progetto dell'architetto. Ora, noi come fisica, dando i numeri, noi possiamo descrivere la dinamica dei componenti, dei pezzi di materia che stimolano i nostri apparati di misura. Ma il progetto ci sfugge. O lo dobbiamo ricostruire noi per via mentale, in un certo senso facendo la mimica del processo di Dio. Ma siccome che cosa effettivamente abbia voluto far Dio, o come abbia voluto fare, noi lo sapremo soltanto nell'altra vita, allora dobbiamo mettere in moto diverse strategie. E da questo punto di vista, in termini veritativi, in termini proprio di afferrare il lembo del vestito di Dio per vedere che cosa lui voleva fare, non è assolutamente vero che il biologo o il fisico ne sappia di più del poeta o del visionario o del teologo. Allora, cerchiamo di vedere cos'è questa complessità, perché è intrinsecamente più complicato, perché il di più differisce dal meno. Questo il di più differisce dal meno è il titolo di un articolo che il premio Nobel Philip Anderson scrisse nel 1972 sulla prestigiosa rivista Science per controbattere la presunzione prova dei fisici delle particelle, che ritenevano che una volta stabilito che cosa c'è all'interno prova, di un prova, medio, uno, due, tre, prova, permesso. Guardate, vi faccio un esempio elementare. Permesso. Supponiamo di prendere... Voi sapete prova. Cosa sono i circuiti binari? Uno, due, i circuiti tre, prova. Binari sono quelli che rispondono, che hanno due lampadine, una rossa e una bianca, o si accende la rossa o si accende la bianca, va bene? Quindi un circuito binario ha due stati. Se noi prendiamo due circuiti binari, l'insieme dei due circuiti binari non ha due stati, ma ne ha quattro. Perché possono essere rosso-bianco, oppure bianco-rosso, oppure rosso-rosso, oppure bianco-bianco. Se io metto insieme 50 circuiti binari, l'insieme dal punto di vista elettronico è un oggettino grande quanto la mia unghia. Quanti stati ci sono? Se io voglio fare una descrizione completa di questo mondo fisico, molto semplice, scusate. Ehi, prova. Tutta l'acqua che avevo in gola si è evaporata. Allora va bene, comunque così si sente. Noi abbiamo due alla 50 stati. Ah, prova. Due alla 50 lo leggete tutti ora. No, poi iniziano a frammentare. Due alla 50 vuol dire approssimativamente 10 alla 15. Vi sto descrivendo un oggetto semplicissimo che ha una semplicità molto più semplice del cervello di una pulce o di un verme. La vuoi mettere? 10 alla 15 stati. Supponiamo di avere il calcolatore più veloce del mondo e di riuscire a descrivere un singolo stato in un millimetro di tempo. Quanti secondi ci occorrono? Ci occorrono 10 alla 15. Prova A. Diviso 10 alla sesta. Prova A. Uguale 10 alla 9 secondi. Sono troppi o sono pochi? Beh, prova, sappiate prova, che in un anno ci sono circa 10 alla 7 secondi. Prova A. Un po' di più, 3 per 10 alla 7. Quindi 10 alla 9 secondi è un tempo dell'ordine dei 30 anni. Uno. Quindi tutte quante accese vanno. Quindi il calcolatore più veloce del mondo per descrivere un oggetto elementare fatto da 50 circuiti binari ha bisogno in questo momento di 30 anni. Voi capite che quindi la maggior parte delle nostre descrizioni della scientifica, escluse quelle che noi mettiamo come esercizi per bocciare gli studenti in liceo o all'università, sono di solito, richiedono dei tempi astronomici, quindi noi non diamo mai delle soluzioni esatte. Noi vi inganniamo quando diciamo che diamo i numeri, ma diamo i numeri sbagliati, nel senso che noi diamo delle approssimazioni piuttosto grossolane. Allora, e con questo concludo perché qui dentro si bolle proprio, noi possiamo vedere
la frontiera, il resto del viaggio che ci resta da affrontare, come un programma senza fine, questo qui veramente senza fine. Noi non dobbiamo preoccuparci che a un certo punto l'Oceano Pacifico ci blocchi. E la cosa più commovente è che i miei colleghi di 100 anni fa si preoccupavano che la fisica stesse per finire, che loro finissero con l'essere disoccupati o dovessero andare a giocare a biliardino. E invece no. Oggi, se abbiamo una presunzione, è che senz'altro la nostra è un'impresa senza fine, l'impresa scientifica. Allora, guardate che cosa ho cercato di fare. Ho messo un diagramma cartesiano. Qui sopra, su questo asse orizzontale, ho segnato K. K è l'iniziale di un genialissimo matematico russo che è morto da qualche anno, che si chiamava Kolmogorov, uno dei geni matematici di questo secolo, il quale aveva introdotto un parametro che noi chiamiamo K. Può darsi che il Presidente Andreotti arrivi un momento prima di quanto avevamo previsto. Guardate, no, appena poi entra nel perimetro della fiera ve la vendiamo informazioni in modo che i colleghi della televisione possano anche essere allertati. Può darsi. Che se sembra che sia un pochino il paesaggio in anticipo in cui mi sul muovo, programma. È così. Sulla tabella di marcia. Andare avanti per molto tempo senza perdere l'informazione. Se è così, addirittura io non la perdo mai. Quindi la perdita di informazione è zero. E allora il sistema di Newton, il sistema Terra-Sole, è qui. Dentro questa scatolina blu ci sono i sistemi in cui K è... Mentre attendiamo, mi permetto di ricordarvi alcune cose che avvengono al meeting, perché il meeting anche oggi sta continuando con incontri anche di altissimo livello. Inevitabilmente maggiore attenzione è richiamata dalla presenza di queste personalità politiche. Vorrei ricordare che si è appena concluso l'incontro sul tema scienziati, raccontate i vostri viaggi. Professor Arecchi, ordinario di fisica superiore all'Università di Firenze, professor Salamini, genetista, biotecnologo, consulente della CE e della FAO. Le due relazioni hanno espresso la volontà di non estraniare la scienza dal problema umano globale, in particolare l'impossibilità per lo scienziato di escludere le grandi domande dell'uomo, senza di cui il lavoro e la ricerca corrono il rischio di essere ciechi. Forniremo materiale anche su questo. Oggi pomeriggio alle 15 un incontro sul tema quale pensiero politico dopo la fine delle ideologie. Evandro Botto, Ubaldo Pellegrino, Saverio Vertone. Una testimonianza con il sovietico Viktor Potkov. Personalmente vi faccio un appello, nei limiti dello spazio che vi viene dato, di occuparvi anche di questo, cioè di rispettare anche oggi il meeting, che non è solo caratterizzato da questi momenti più eclatanti, anche interessanti, ma anche da tutta la vita che continua. Informo anche i colleghi che non avessero avuto occasione di riceverla, che abbiamo pubblicato una,
Ho pubblicato una dichiarazione a proposito dei giudizi espressi sul Risorgimento italiano ieri, durante la presentazione del volume Un italiano serio. Il testo di questa dichiarazione è stato trascritto ed è a vostra disposizione al Banco dei Comunicati. Ah sì. Domani, però vi pregherei di fare silenzio, sennò io non riesco a dare queste comunicazioni. Domani il cardinale Ratzinger parla alle 5 e possiamo dare alle 15 il testo del suo intervento con embargo fino alle 18, in modo che avete tempo di guardarlo. Alle 15 daremo il suo testo in lingua italiana. Alle 18 ci sarà un incontro con i giornalisti. L'incontro con il cardinale Ratzinger è anche l'incontro conclusivo del meeting, quindi in quella circostanza Giancarlo Cesana darà la sua valutazione sul meeting, uscendo dal suo silenzio settimanale. Dunque bisognerà sacrificare un po' del sabato pomeriggio, credo. Particolari, poi i dettagli di orario vi verranno dati in seguito. Oggi pomeriggio 16:15 l'incontro col premier sloveno Peterle e col vice primo ministro cecoslovacco, lo slovacco Černogurski. 16:15. Direi che anche questo è un incontro tutt'altro che da trascurare.